Silvia Boselli, una bellissima indiana. Principessa indiana. Principessa. Un ballo di ragazze che pensano a matrimonio. Bellissimo. Una bella emozione, non è la prima volta che sale sul palco con i medici per beneficenza? No, no, ormai dal terzo alla quarta, ormai sono un'artista affermata. Sotto i sguardi, è il tempo del cambiamento, il tempo della maturità. L'inverno, altezzoso e austero, che veste tutto dello stesso candido mantello, che pennella sprazzi di luce nel cielo nero, anche i pezzi più grossi, due direttori della sanità padovana sul palco anche. Non potevamo mancare, visto questa scena simpatica che si svolge questa sera, organizzata da Baldolicata, Avruscio, Checco Candiani. È una cosa simpaticissima e quindi ci ha coinvolto anche emotivamente. Si mette da parte la timidezza e si fa questo sacrificio. Sì. Poi gli amici qua, Baldo e tutti gli altri, ci hanno precettati, non potevamo non venire. Molti noti sul palcoscenico del Verdi, tra danza, musica e poesia, sono le stagioni portate in scena da quelli della sanità e dintorni. Non solo medici universitari, ospedalieri di medicina generale, non solo i direttori generali di ULS, azienda ospedale, o addirittura il magnifico rettore dell'università, Giuseppe Zaccaria, ma anche politici e padovani noti, dal vice sindaco ai consiglieri regionali e comunali, a una sfavillante Mariella Mazzetto, leghista doc. È uno sketch in lingua veneta e quindi lo recito come posso, con grande gioia, perché è nella nostra lingua. E così ho avuto un momento di emozione e di ripensamento. In una Mazzetto timida non ci crede nessuno. Beh, non è che sono timida, è che così recitare in veneto mi fa molto piacere. E poi la musica con voci incantevoli, questa pensata dalla segreteria della direzione dell'ULS. E duetti inaspettati, anche il consigliere regionale Piero Ruzzante. O il direttore del Dipartimento di Istologia, il professor Giovanni Abatangelo. Tutti artisti per solidarietà, con la visita speciale di Benedetta Caretta, la giovane vincitrice di Io Canto, la trasmissione TV. Scatenati, a dir poco, gli organizzatori, anima dello spettacolo, l'angiologo Giampiero Avruscio, l'anestesista Baldo Licata, esileranti, come sempre, le barzellette del radiologo Checco Candiani. Ma l'altra anima dello spettacolo è stato il pubblico, biglietti esauriti al Teatro Verdi. I padovani hanno risposto al divertente appello di raccolta fondi per allestire il nuovo Museo della Medicina e della Salute di Via San Francesco. Tra palchetti e platea, molti volti noti del mondo medico e non solo, per una soirée padovana piena di sorprese.